Allora, quindi dai, che ora c'è poco. Adesso che abbiamo i consiglieri regionali in regione, Muscarà, Michele Cammarano, Ciarambino, eccetera, eccetera, non mi ricordo tutti, Viglione e gli altri, chiaramente ci sarà la possibilità di controllare e di fare stimolo al Consiglio regionale perché vengano attuate quelle che sono istanze nostre, perché noi abbiamo fatto parte della rete campana della Civiltà del Sole e della Biodiversità che ha fatto la legge di iniziativa popolare votata all'unanimità. Quindi ovviamente speriamo di poter incidere. È importante lo stimolo a noi, mi metto anche io in mezzo perché spesso siamo a Centola, che cominciamo a lavorare sui territori per fare in modo che il patrimonio enorme del Cilento, di biodiversità, di bellezza, di natura, di mare, di produzione agricola, possa essere sviluppato nel senso di avere un'economia oltre che turistica anche di invenzioni, di idee, di innovazione. Pensavo a Monte Carlo, che cazzo, c'è un sacco di soldi, un piccolo territorio, no? Sviluppatissimo, con ingegneria notevole, ma cosa c'è di natura di peggio di Monte Carlo? Penso che è molto meglio, no? Ci sono delle cose meravigliose. Non dobbiamo distruggerle, dobbiamo valorizzarle per fare in modo che il turismo non sia più di 15 giorni mordi e fuggi, ma di 2 mesi e mezzo, 3 mesi che ci portino molto più sviluppo economico. Adesso Mirko risponde per i capacitori. Allora, cosa molto interessante, la domanda è proprio giusta, perché in pratica adesso spiego la situazione che abbiamo vissuto 3 giorni fa al Politecnico. In pratica noi come Politecnico abbiamo chiesto un finanziamento per lo sviluppo economico, quindi per il progetto sulla linea di autobus a Milano a condensatori, e ci è stato in pratica concesso già parole, però non ancora nei fatti. Abbiamo fatto la riunione a Politecnico, è arrivato uno di Fiat e in pratica all'uscita della conferenza lui ha detto: ma guarda, se voi fate gli autobus a batteria con la ricarica alle 2 capolinea, noi vi facciamo già cominciare a lavorare da subito. Abbiamo già diciamo la commessa pronta, le commesse per farvi cominciare a lavorare. Mi ha detto: e poi tu sei fissato che i condensatori, ma non sai che sviluppo hanno avuto le batterie negli ultimi periodi? Non sono quelle che stai dicendo tu. E gli ho detto: no, ma io lo so bene qual è lo sviluppo che hanno avuto le batterie negli ultimi periodi, però mi voglio chiedere una cosa, ma lo sa lei che sviluppo hanno avuto i condensatori negli ultimi periodi? Mi fa: no, perché in effetti quello che permette di fare questa cosa è uno sviluppo dei condensatori, che sono appunto, invece di elettrochimici, sono accumulo elettrostatico, e sono condensatori al litio anche questi, tra parentesi, che permettono di avere una capacità di energia che è appena appena inferiore a quelle che erano le vecchie batterie a piombo, cioè circa 20 watt ora al chilo, e quindi insomma con 120-130 kg si possono fare 4-5 km. Però la verità è che non è lo sviluppo dell'autobus o dei condensatori la vera chiave di visione di questo progetto, ma è lo sviluppo di sistema, che vuol dire appunto delle reti smart, e quindi non è un autobus studiato per fare una linea innovativa come ha sempre fatto fino adesso con i bus a idrogeno fatto per questa linea, o con i binari fatti in questo modo, o l'induzione su una strada per fare quel percorso lì, ma è una copertura proprio a paesi interi, quindi non in linee ma in zone. E questo qua vi è stato permesso comunque da questo sviluppo dei condensatori in modo pratico. E l'altra domanda era, sì, il materiale, quello del materiale, sì. C'era, diciamo... Materiale tecnico. Sì, oppure sì. Progetti a livello europeo. Sì. Sulla pagina dell'Enea. Sì, sì. Comunque, se volete andare a vedere qualcosa, chi è? Zero Filobus. Già trova parecchio materiale. Si chiama Zero Filobus di Enea, sì. Okay, grazie mille dell'attenzione.
possiamo fare comunque un format e metterlo a disposizione dei movimentisti del Cilento che vogliano interessarsene. Sviluppiamo insieme il progetto, Mirko è a disposizione, io pure, ovviamente per un'istruzione e poi per una diffusione capillare per questo progetto dello smart grid, smart ring, non del filo bus in particolare. Quella è una conseguenza, è il cambiamento di mentalità. Metto la spina vicino al lampione e ho a disposizione la corrente per quelle che sono delle utilità sociali. Grazie a tutti, buonasera.